Ton 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 ton
cari amici, e benvenuti a questa nuova puntata di Screzzo. Numero 113. Allora, non vedo l'ora di arrivare a 118, così posso fare 118. Allora, non so se hai visto quel video lì, no? 118. Donna che chiameremo Carmela. Donna Carmela. Di 19 anni. Nata a Bisceglie, ma residente a Molfetta. Le loro storie private ci interessano un sacco. A dicembre ho fatto solo preliminari con un ragazzo. E nota bene che non ha detto che è il suo ragazzo. Con uno a caso. Vuoi fare un po' di... Quello che ha trovato per strada per prima. Ed è venuto, quindi ha, diciamo, espletato, ha schizzato. Avevo smesso di prendere la pillola da 6 mesi e avevo il ciclo irregolare. Qui ci scappa un bambino. E ancora non mi è arrivato il ciclo. E sono passati 3 mesi. Danny Torrance se l'è rubato il ciclo, te lo dico io. C'è stata penetrazione, ma solo con le dita. Così? Sì. Ok. Chiaro. Evidentemente lui ha sbagliato il dito dalle dita, cioè lui ha come Scary Movie 3 che tenevano il dito, se lui viene dalle dita rosso. Ma il giorno dopo nel bagno dell'ufficio ho dovuto usare un fazzoletto con cui avevo pulito lo Ti sei autofecondato il giorno prima. Che schifo. E ho paura di essere incinta. Dove giorno dopo ancora umido? A parte che gli spermatozoi durano 24 ore. Quindi... Ancora era nelle 24 ore. Sì, per carità, però... Tu dici improbabile. Cioè, però sei autofecondata, se ci pensi. Non c'è stato niente. Cioè, lei si è pulita e è successo da solo. Il miracolo della vita. Ce la faccio. E finisce quindi. Volevo commentare, ma non ce la fa, non riesco a commentare. È troppo difficile capire. No, è troppo stupida, 19 anni. 19 cioè, anni. Io ho sentito così, lo concepirei da una bambina di 9, ma... Ma io a sto punto direi a Carlo che vado ad insegnargli qualcosa. Sì, 19 anni, sì, insomma, ti fa capire come nascono i bambini. In realtà, io... mandagli tua figlia, Carlo. Carlo ha una figlia. No, un figlio, Fabio. Però ne ha una segreta. Ah, già, è vero. Beh, comunque se gli manda Fabio... Vabbè, sì, sì, infatti il figlio credo fa... sappia qualcosa. Insomma, se proprio... sua età, immagino, giusto? Quindi, insomma, magari anche Fabio ti fa può capire... Può dargli un aiuto. Fabio e Carlo. Allora... La serie evento. La famiglia evento. La famiglia al vento, come disse Sinergo. Vado io? Sì, io direi che puoi andare con questo ragazzo di 18 anni. Ce la fa la cosa. In onore di Sinergo chiameremo Mario. Mario! 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 No, quello era Un altro. Vai. Comunque, 18 anni, Mario. Mario fa ridere. Ho una ragazza fantastica e sa tutto di me. Abita a 430 km di distanza. La vado a trovare ogni volta che posso... Solo che ho una falena, vabbè, falena è per censurare la parola, ho paura che qualcuno me la porti via e che questa cosa mi spingerebbe a non andare più avanti, non ci, tutto ciò senza una virgola, senza un punto, niente, lo sto leggendo io con... Questa cosa mi spingerebbe a non andare più avanti, non ci dormo alla notte quando ci penso. Questa è l'unica cosa che non sa. 18 anni. Io imparerei l'italiano prima. 18 anni buttati al vento. Quindi io manderei Carlo anche qua? Ah, ma sì.
per imparare l'italiano. Insegnare l'italiano. E anche a scrivere. Ma sì, sì. Oddio, però in effetti se vogliamo vedere non sempre negativo, quando hai una storia a distanza, che poi vorrei vedere dove cavolo ce l'hai, 400 km, cosa ce l'hai? Non lo so, vabbè, a Kathmandu ce l'hai. Però in effetti la paura che qualcuno te la porti via c'è. Leggi questo. Donna 18 anni. Io la chiamerei... Caterina. Stefania. Nome da... Ma non è un nome da zoccola. Lo leggerei pure, ma continuano ad arrivare le notifiche di YouTube appena... Aspetta, appena finiscono, ecco. Stefania. 18 anni. Per addormentarmi. Devo prima trastullarmi per eccitarmi. Ah, già. Armi. Gli piace armi. Armeggiare. Mi racconto mentalmente scene dove due ragazzi spazzano. Ah, ma tra di loro sessuale. Guarda sì, i video. Ma sessuale. Per motivi che mi vergogno. Ma per vedendo. Assurdi motivi mi vergogno, anche questa virgola, punto. Vabbè, sì, ormai. Ma per assurdi motivi mi vergogno di guardare per asterisco o gay. Perché la parola porno non si può dire. No? E non si può dire. Porno gay. Beh, non avevamo capito, guarda, uomo è uomo. Sì, vabbè. Insomma. Come se qualcuno potesse vedermi, perché una ragazza che si guarda un film porno gay è molto interessante. In effetti. Il che è strano, visto che ho visto Boku no Pico. Ah. Ups. E beh, Boku no Pico, come fai a non conoscere Boku no Pico? Conosco tutti. Proprio pezzo, io lo conosco, va bene. Pezzo fondamentale della filmografia porno gay. Non lo conosco, non sono gay, va bene? Sì. Brutto. Nemmeno io lo conosco. Brutto. Boku no. Con il no soprattutto. Sì, probabilmente Pico non ha fatto il Boku a Pico. Boku dovrebbe essere buco. Buco non Pico. Pica. Non riesco a trovare il buco. Forse. E quindi, vabbè, l'hanno trovato gli altri dietro di me. Questo è segreto. Comunque, aspetta, cerchiamo di capirlo. Perché adesso... Allora, lei per addormentarsi si deve toccare per eccitarsi. Vabbè, ci sta. Vabbè, sì. Ci può stare. Mi racconto mentalmente scene dove due ragazzi scene dove due ragazzi spazzano. Perché è un po' quindi lei si immagina, perché lei evidentemente si eccita, si ecciterebbe a vedere due uomini, a guardare due uomini che boom boom. Però per assurdo lei, mentre non ha problemi a pensare a due uomini, lei che dice, ma se guardo i video si vergogna, posso essere ma tu perché male? Ti ecciti vedendo due uomini che fanno zoom zoom? Due e no? Se fossero tre e quattro che fanno il trenino dell'amore, no? Perché invece di Human Centipede. C'è le human sexipede, c'è. Questa è la... È particolare questa. Questa è la puntata dei non dei parole. Cosa vuoi commentare? Niente. Che bisogna mandare Carlo qua. Sì, ti mandiamo Carlo e... Fare un po' di piace poi. Così magari prende tuo padre e tu li guardi e ti ecciti. Ecco. No, suo fratello, sì. Ma lui sprende tutto, anche il nonno. Ma poi il nonno poi non si siede più mai. Non ha problemi. Non si può più sedere quel nonno. Non ha problemi, Carlo, prende tutto. E vabbè. Andiamo col prossimo. Sì. Aspetta. Questo è il terzo? Sì. Oh mio Dio, questa è pazza, questa signorina. 20 anni. Che chiamiamo... Roberto. Roberta? Sì. Il mio segreto è che sono innamorata dell'energy drink che bevo tutti i giorni prima di andare a lavorare. Io vivo per lui. La mattina è la prima cosa a cui penso e lui sa sempre come tirarmi su.
Un giorno sono andata al supermercato e lui non c'era. Non vi dico i pianti, è l'unica volta che l'ho tradito con il primo energy drink che ho trovato al bar di fronte. Ma ho promesso che non lo rifarò mai più. Questo amore morboso contro l'energy drink ha tradito l'energy drink dal distributore. No, ma soprattutto questa umanizzazione di una delle cose inanimate. Devo capire se fosse un ragazzo a questo punto. Per la terza volta mi tocca dire che non ho parole. Vabbè. Non so neanche Carlo cosa potrebbe farti. Niente. Cioè, anche Carlo lo lasceresti senza parole. Ah, sì. Perché sto cercando per te qualcos'altro. Leggi questo qua, uomo e 19 anni. Quello l'ultimo, là, sì. Ti chiamiamo Federico. Federico, di 19 anni. Vi è mai successo di spazzare con un... con uno sconosciuto o una sconosciuta ed esservi svegliati nel letto insieme a casa loro? Oddio, ho fatto una notte da leoni. È un giorno da coglioni. Se succede, cosa si fa in queste situazioni? Che ne so. Me lo sono sempre chiesto. Come? Vuole fare una cosa del genere? Allora. Ma se si trova in mezzo a cosa da fare? Non credo, non penso che ti ritrovi nella vita in mezzo. Ah, non è una cosa che capita tutti i giorni. A parte che io conosco almeno un'altra persona che porrebbe una domanda in questo modo. Chi è? Chi è? Ah, sì, ho capito, capito. Eh? Bagno libero. Okay, bagno okay. Libero. Bagno pulito. Bagno pulito, sì. Mm-hmm. Allora, guarda. Federico, caro amico, questa è una risposta che ti do a livello... Per esperienza? No, però molto spesso se ti risvegli... Con un... Se ti risvegli... Con il sedere ti risvegli generalmente in un fosso che ti manca un rene. No, in una vasca da bagno, con lo ghiaccio, sì. Senza un rene. Senza un rene. Ricucito. Quindi... Dove c'era il rene? Quindi voglio dire, generalmente cerca di non andare con sconosciuti, proprio tanto sconosciuti. Se non vuoi trovarti 3 metri sotto terra. Quindi... Vai con persone fidate, più che altro. No, sono... Al massimo. Mai. Dici che basta così, però? Sì, secondo me sì, perché veramente non... Abbiamo fatto tutte puntate assurde di segrezze. Cioè, perché sono random. Perché sono diventati molto più zozzi da quest'anno. Beh, sono segreti comunque dall'anno scorso. Zozzi proprio, vabbè. Quindi, ragazzotti, ricordatevi sempre che se vi chiedono se siete un dio, voi dovete dire sì.